Ok, ci siamo. Ciao a tutti. Oggi melanzane, una ricetta con le melanzane che sono ancora nell'orto e le patate e altro che poi vi dico. Seguitemi in cucina, qui. Iniziamo. Dopo aver lavato bene le melanzane, le pulisco, nel senso che tolgo la parte verde, il meno possibile, mi raccomando. E le taglio a fette spesse, molto alte, più di 2 centimetri circa. Così. Perché poi andranno tagliate a metà. Quindi metto la mano dritta, mi raccomando, bella piatta, in modo che il coltello, anche se dovesse sfuggire, non ci taglia. E la taglio a metà così, senza arrivare fino alla fine. Deve rimanere attaccata da una piccola parte. Metto il sale, in modo che perdano un po' di amaro eventualmente se ce l'hanno, ma più che altro servono per farle ammorbidire. Oramai le melanzane non sono più amare come una volta. Quindi facciamo perdere un po' di acqua, di vegetazione. E mettiamo da parte. Intanto ho bollito 3 patate medie. L'ho fatta già a pezzettini così è più veloce. E le schiaccio. Potete usare uno schiacciapatate, anche quello a mano, o una forchetta. Se lo fate da caldo è facilissimo, quindi anche una forchetta va bene. Sale, pepe, speck, 80 grammi di speck, tagliato a striscioline piccole. Un cucchiaio abbondante di parmigiano o grana, formaggio e un uovo. Mescolo tutto ed è pronto. Caciocavallo o mozzarella? Io in questo caso uso il caciocavallo, che è una scamorza, diciamo, una provola calabrese. Ma va bene qualsiasi altro tipo di formaggio filante. Per non togliere la pellicina, preferisco lavarlo, così non perdo niente. E lo taglio a fettine. Riprendiamo le melanzane, che come vedi hanno sudato parecchio, quindi hanno perso un po' di acqua e sono più morbide, meno rigide. Le asciugo bene. E le farcisco con le patate preparate prima. Una fettina di caciocavallo e le chiudo così. Saranno belle imbottite. E faccio così con tutte. È un'operazione molto veloce, come vedi. Dei sandwich. Le dispongo sulla teglia del forno con un po' di carta forno e un po' di olio, giusto sotto dove va la melanzana. Olio extravergine io uso.
po' di olio anche sopra. Con massaggino. E una grattugiata di formaggio di grana sempre, o parmigiano. Andiamo in forno, che era già stato acceso in precedenza, quindi a 190 gradi statico, 180 ventilato, per 30-35 minuti circa, perché le melanzane devono cuocere bene. E voilà, pronte la prima parte. Possono rimanere anche benissimo così, eh? Vedi come sono morbide? Quindi sono cotte. Quindi vi dicevo, possono rimanere così, già sono buonissime, ma io voglio aggiungere un po' di colore, quindi un po' di sugo di pomodoro che era già stato cotto, anche perché vanno 2 secondi in forno ancora. E così sono più appetibili, anche come aspetto. Formaggio grana e caciocavallo, giusto per non farci mancare niente. E andiamo di nuovo in forno, giusto 5 minuti, il tempo che si sciolga il formaggio. Ed eccole pronte da gustare. Metti in un piatto da portata. Un ulteriore colore con una fogliolina di basilico. Sembra niente, ma il colore, l'occhio vuole la sua parte. Anche se il gusto poi è quello che conta, però già a vederli devono essere appetibili. Che poi basta poco. Sono deliziosi, veramente buoni buoni. Poi amando le melanzane, le patate, non può essere altrimenti. Ottimo contorno, antipasto, secondo, piatto unico, perché no? Io infatti l'ho usato come piatto unico. Grazie per la visione come sempre, se ancora non lo hai fatto iscriviti, è gratis. Ciao, grazie, alla prossima, un bacio.